felici. La felicità si spegne sui nostri visi con il click della luce all'ingresso. Tornate a fare i genitori tesi. So tutto. Ma almeno mentre siamo a tavola, parlate un po'. Almeno mentre mangiamo, fate finta! E noi le rispondiamo con il rumore delle forchette, dei bicchieri, della masticazione. Oddio, scusate! Forse le cose sarebbero andate diversamente se avessi potuto lavorare. E se avessi potuto tenere la testa impegnata su qualcos'altro, non sarei andata a caccia di amanti. I bambini a chi li avremmo lasciati? La casa, tutto il resto? Da quando è nata Sara non ho più suonato il pianoforte. Ogni sera dicevo che l'avrei fatto la sera dopo, ma poi ero stanca e niente, non l'ho più aperto. Mi guardava scuro dall'angolo del salotto. Sembrava dirmi, smettila di pensare a me. Io ho bisogno di qualcuno che mi si dedichi completamente, che sia disposto a sacrificare la sua vita per me. Lo odiavo. Mi sembrava un catafalco. La musica la suona tuo marito in giro per il mondo. Tu la insegnerai a tua figlia. È certo che gliela insegnerò. E se Sara avrà talento, sarà lei a riaprire quel pianoforte. Sarà difficile per lei, come è stato per te. E sarà sempre così finché si faranno bambini. Peccato però. Tu avevi un'energia, una forza quando suonavi. Penso che l'ultima volta che ho suonato il pianoforte Sara aveva un mese. Lo ricordo come se fosse ieri. Era la prima volta che li lasciavo da soli. Ero così angosciata, così spaventata. Poi li ho dimenticati, completamente, cancellati. Suonavo e non ero più una moglie. Non ero più neanche una madre. Non ero una donna. Suonavo come mai avevo suonato prima. Ad un certo punto, nel buio della sala, mi pare Sandro teneva la bambina in braccio. E mi guardava, mi fissava. Io pensavo, chi sono quei due? Che cosa vogliono da me? Li avevo rimossi, cancellati completamente. Ho avuto una paura tremenda. Ho detto, forse è questo quello che succede alle madri quando uccidono i propri bambini e poi se ne dimenticano. Ecco, questa cosa non doveva più succedermi. Io ero sua madre, lei era mia figlia e io ho una responsabilità. Mi succedeva una cosa simile quando ancora facevo i viaggi con Cesare, prima della nascita del terzo, prima che mi tradisse, insomma. Io piangevo per tutto il viaggio di andata e poi il giorno dopo i bambini, la casa, dimenticati, scomparsi. Se non era Cesare a ricordarmi ogni tanto che dovevo chiamarli, io mi sentivo così leggera e mi piaceva passeggiare per le strade, guardare dentro le finestre delle altre case. Immaginavo di abitarci in un'altra esistenza. Immaginavo di essere una vecchia zitella cattiva con tanti gatti, oppure una giovane ragazza che cambiava amante ogni sera. E i miei bambini adorati, qui vivevo solo per loro, dimenticati. E se non era Cesare a riportarmi indietro, io sarei rimasta via per sempre. Ci credete voi, la madre perfetta che mi chiamate, cos'ero capace di fare? E mi chiedo dove nascondevo ogni giorno quella che ero in quei giorni. E quando tornavo e dovevo prendere i bambini in braccio, mi aggrappavo ai loro piccoli corpi per non perdermi, altrimenti sarei stata portata via dalla corrente, così dovunque, senza meta. Meno male che non ci sono uomini qui, altrimenti penserebbero che siamo delle pazze. Forse lo siamo. Delle assassine. Bene, vogliamo giocare oppure oggi che vinco io non mi va? Dai, giochiamo tu. Che cosa? Adesso perché piangi? No, no, non piango. È un dolore. Mamma! Oddio, ti ho detto che sediti sul divano, tesoro! Ecco qua!
anni fa. Lui era in un angolo, aveva preso un libro dalla libreria. E lui ama i libri, fa l'insegnante, ma forse era anche un po' timido. E io ho visto la copertina ed erano le poesie di Rilke. Io amo Rilke, così mi sono avvicinata e non potevo attaccare il discorso. Abbiamo parlato di libri, dei suoi interessi, dei miei. Era così familiare. Gli guardavo le mani mentre parlava e le sentivo, cioè avevo voglia di accarezzarle, le sentivo così morbide. Ho subito pensato che sarebbe diventato mio marito. Così, all'improvviso? Sì, anche se lui non lo sa, pensa che sia stato lui a chiedermelo per primo. Poi, il giorno dopo, ho trovato nella cassetta delle poste uno scritto che lui aveva copiato per me, era una poesia di Rilke, la sua dichiarazione d'amore. È molto romantico. Se volete ve lo leggo, ce l'ho sempre con me nella borsetta. Gabriella, dai, se mi passi la borsetta ve lo leggo. Vediamo la borsetta. Ne vale la pena, eh. Va bene. Diceva che non voleva farlo sentire inferiore.
Così la sera si sdraiava accanto a me nel letto e me li leggeva. Aveva una voce così calda la mamma. A volte ho l'impressione che tutta la mia vita sia ruotata intorno alle letture di mia madre. Anche mio marito ho conosciuto attraverso i libri. E quando prendo un libro in mano mi sembra quasi di sentirla ancora viva. Ma forse sono un'illusione anche i libri, o un riparo dal dolore. Eh? 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 Niente, pensavo. Dite che farà male il patto? Non ti nascondo che sarà una cosa dolorosa. Sopportabile, sopportabile. L'abbiamo fatto tutti, ecco. E continuiamo a farlo, questo è incredibile. Perfetto. E continueranno a farlo anche le nostre bambine. Pensate se nessuno restasse più incinta. Sarà sempre così, non cambierà mai. Come sei pessimista. È realista. Eppure sarò idealista, ma credo che tutto questo un giorno cambierà e che il mondo degli uomini e quello delle donne si riavvicineranno. Ma voglio assolutamente leggervi lo scritto che Carlo mi ha copiato, eh? No, no, non ce la faccio.